Sarebbe bello invece se in qualche modo la biblioteca Egliana, per il buono o meno buono, per quello che è, come espressione di produzione anche localistica di soggetti che fanno un libro, avvocasse a sé questo tipo di ruolo. Perché dico questo? Perché a me fa sorridere quando vedo una libreria che fa promozione di un libro e presenta il libro di quello e di quell'altro. Perché mi fa sorridere? Fa sorridere perché è come se l'alimentarista invitasse a assaggiare le acciughe o invitasse a assaggiare i pomodori e le vende, è chiaro che te le propone. Certo. Dovrebbe essere invece, pur con tutti i rispetti e la libertà che i libri di fatto ci mancherebbe, esprimo solo un mio pensiero, ma dovrebbe essere la biblioteca, perché ufficialmente è la deputata a farsi carico di un'attenzione particolare in quello che è il fermento culturale, creativo, letterario, ripeto, di minore o maggiore o modesto valore che sia, che la città produce. Quindi magari chiedendo anche, ci sarà già un fondo, ma non lo so poi come veniva curato nel passato, perché ad esempio ho notato che a volte qualche libro dato poi mancava all'appello, ha creato anche un fondo di libri locali, di autori locali, che rimane poi nel tempo a dimostrazione che quel fermento culturale, quella vivacità culturale, a volte anche offesa da soggetti che vanno via da Grosseto e sputano poi su questa città, sulla modestia e modesta cultura cittadina, ecco, stia a dimostrare che invece poi alla fine un processo di creatività, di attenzione e di impegno esiste, insomma, questo viva il Dio proprio per una sorta di autodifesa etnica e anche cittadina.